I principali sintomi dell'edema maculare diabetico sono rappresentati da una riduzione importante della vista. Il paziente riferisce offuscamento visivo e molto spesso anche distorsione delle immagini, che rappresentano uno dei primi segni di maculopatia. La diagnosi richiede ovviamente una visita oculistica completa con la valutazione del fondo oculare, quindi le caratteristiche biomicroscopiche della retina, ovviamente corredate da un approfondimento tecnologico basato sull'uso dell'OCT, che ci permette di identificare e di quantificare l'edema maculare diabetico. Ovviamente questo è assolutamente così anche per l'edema maculare diabetico: prima viene trattato e più sono i benefici che noi possiamo avere sull'acuità visiva, quindi sull'aspetto funzionale del paziente, restituendo comunque un buon parametro di acuità visiva, ma soprattutto evitando che la presenza dell'edema cronico porti dei danni a lungo termine sui fotorecettori.